Interessante oggi le due pagine sul piccolo degli errori sul Porto Vecchio. Non si sono accorti che ci sono già le ruspe che stanno lavorando. Adesso vi faccio vedere punto per punto, cari concittadini, quello che sta succedendo nel Porto Vecchio. Qui vedete le ruspe, è già attivato il cantiere, credo che entro 90 giorni avremo realizzato la cosa più importante, che era il parcheggio. Poi seguirà immediatamente la rotatoria a qualche centinaio di metri da qua. E allora, caro Giovanni Tomasin, prima di scrivere, fatti un giro per il Porto Vecchio che forse finalmente impari qualcosa. Punto 2, caro Giovanni Tomasin, caro direttore del Piccolo, questi sono il 27 e 28 dove andremo a realizzare il centro congressi che è già partito, sono già partiti i lavori, non che dobbiamo appaltare, 11 milioni e mezzo di euro, già partito. Terzo punto, siamo davanti al 26. 250 metri lungo, 40 metri largo, 35.000 metri quadrati di solai. Qui dentro viene fatto l'immaginario scientifico, il museo del mare, il museo dell'Antartide, perché così riuscirò a concentrare e fare economia di scala. Anche questo in progettazione è praticamente già partito. Caro Giovanni Tomasin, sempre del Piccolo, questo è il magazzino numero 20 dove la sovrintendenza realizzerà un centro per la scuola di restauro. Queste sono le cose importanti del Porto Vecchio, dove tutto è fermo, come scrivi tu oggi. Ecco, qui invece siamo davanti ai 5 magazzini già venduti delle ex Green Sesam, per cui arriveranno alberghi, centri direzionali e quant'altro. Questo è un altro punto di quello che abbiamo realizzato con uno sforzo incredibile del Corcosutta in questi mesi, e questi parlano di nulla e non si rendono conto della fatica che abbiamo fatto in 6 mesi. E poi mi dicono 2 anni, no, 2 anni saranno a fine giugno che sono diventato sindaco, ma l'accordo sui 50 milioni di Roma li abbiamo fatti un anno fa, era il marzo di un anno fa, per cui di cosa parlate se non sapete di cosa parlate? Ecco, qui invece siamo davanti a Corso Cavour, però che fa sempre parte del Porto Vecchio, dove stiamo realizzando un centro per le start-up insieme con l'area di ricerca, una cosa altrettanto importante per la nostra città. Qui sono già partiti i lavori. Qui invece siamo davanti all'area del Moro Quarto, dove l'Interparking realizzerà un mega parcheggio che ci consentirà, adesso partono fra 30 giorni i lavori di Piazza Libertà, l'ingresso sarà qui e poi toglieremo finalmente tutte le automobili dalle rive, almeno da questa parte, perché poi l'altro parcheggio arriverà probabilmente dove c'è il mercato ortofrutticolo e alla fine le rive saranno libere. Quello che mi fa specie, volevo dire ai miei concittadini, io sto lavorando forte per la mia città e sono molto arrabbiato perché chiedo il rispetto delle 16 ore che faccio al giorno, invece loro stanno lavorando contro. Tomasin, hai scritto oggi una serie di stupidaggini enormi sulla mia città e il Piccolo sta lavorando contro gli interessi della mia città ed è per questo che sono arrabbiato e per questo sto dicendo a voi che è partito il Porto Vecchio.